stato accolto con applausi, bandierine e tanto entusiasmo dagli alunni della primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo di Chiaravalle Centrale. Ronnie, scozzese doc, discendente puro dell'antica civiltà celtica, è stata la guest star nella scuola primaria di San Vito sullo Ionio, attorniato dai tanti bambini e ragazzi per un incontro che ha visto la cultura calabrese confrontarsi con l'identità scozzese negli aspetti più fondativi delle civiltà. Due mondi apparentemente lontani ma che hanno in comune dinamiche storiche, linguistiche, musicali e di tradizioni. Ideata e organizzata dalla docente d'inglese e giornalista Vittoria Camobreco, l'intensa mattinata è stata caratterizzata da contaminazioni musicali calabro-scozzese con il contributo del gruppo etnofolk Cerseio, da inni nazionali, dagli interventi e dalle tante domande degli alunni. Forse lontane geograficamente, ma non più di tanto, ma sono vicinissime per le vicissitudini destini storici che hanno avuto, le minoranze linguistiche, tutti questi percorsi, processi di storia che li accomunano molto la Calabria con la Scozia. Perché? Perché la Scozia, così come la Calabria, nei secoli ha avuto conquiste, assalti, contaminazioni culturali anche forzate e anche marginalizzazioni linguistiche, così come pure noi in Calabria. E allora qual è il punto comune tra queste due terre? I paesaggi, perché hanno entrambi hanno il dono del mare, delle montagne, delle colline, della bellezza dei paesaggi, della musica. Loro suonano la cornamusa, noi qui in Calabria suoniamo la zampogna. Hanno avuto guerre civili, così come in Calabria per l'indipendenza dalle invasioni. Molte tradizioni che sono comuni tra queste due nazioni. Hanno poi anche lo spirito di accoglienza, l'umanità, il sentimento dell'amore. Veramente una comunione di identità che non sembra esserci, e noi l'abbiamo individuata, l'abbiamo intercettata e l'abbiamo portata qui a scuola perché i bambini che studiano inglese, io insegno inglese nella scuola primaria, possano conoscere questa lingua non solo attraverso le regole grammaticali, ma soprattutto attraverso la vita. Ronnie, particolarmente colpito dall'accoglienza riservatagli, ha tanto apprezzato l'inno calabrese, Calabrisella mia. So today I have had a marvelous Italian. La Ronnie dice ringrazia ed è molto felice di questa meravigliosa esperienza che sta facendo in Calabria con questi bambini, con questa gente meravigliosa. My experience of working here in Calabria with my friend Marcello Talotta. E grazie a Marcello Talotta che lui ha avuto motivo, modo di conoscere la Calabria, di apprezzare la bellezza di questo popolo che è molto accogliente, lui si sente a casa sua. Ha provato molta emozione nell'ascoltare la canzone, il nostro inno calabrese, Calabrisella mia. Ha provato forti emozioni, veramente come ascoltare il suo inno nazionale. Interessanti gli interventi di natura storico-sociale di Francesco Brancatella, giornalista inviato speciale di Rai 1, che ha parlato di minoranze etniche, dei processi storici e politici della loro evoluzione. Una pagina di buona scuola l'ha definita la dirigente scolastica Carmen Aloi. È una pagina, come dicevo, di buona scuola e di educazione interculturale e interdisciplinare, proprio perché in questo momento storico i bambini devono imparare a conoscere la diversità per apprezzarla e a conoscere anche le nostre tradizioni, perché molte volte il pregiudizio nasce appunto dalla mancata conoscenza delle culture distanti dalla nostra. Allora, per me questo disegno per Laura Tino è un simbolo dell'amicizia che ho trovato qua in Calabria. Va bene.